Ciao a tutti! Oggi prepareremo il panettone Gräfin. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, lievito di birra fresco, latte, zucchero, burro, uova, pasta d'arancia o scorza di un'arancia, aroma di panettone, canditi e uvetta ammollata. E per spennellare, burro e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero, e il lievito ed azionare il bimby per 3 minuti 37 gradi, velocità 3. Lasciare riposare 10 minuti nel boccale. Trascorso il tempo, aggiungere il burro, le uova, la farina, l'aroma di panettone e la pasta d'arancia o la scorza di un'arancia. Impastare in modalità spiga per 5 minuti. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per 1 ora e 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, trasferito su un piano di lavoro infarinato. Estendere con il mattarello. Spennellare la superficie con il burro fuso. Spolverizzare con lo zucchero semolato. I canditi. Arrotolare dal lato lungo. Tagliare il rotolo partendo da 5 cm dal bordo. Posizionarlo in uno stampo da panettone basso da 1 kg.
Lasciare lievitare per 2 ore in forno spento con luce accesa. Adesso cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa, o comunque fino a doratura. Il panettone graffin è cotto, lasciare raffreddare prima di servire. Panettone graffin. Grazie e alla prossima ricetta.